Uno splendido giardino di circa 3 ettari in centro città, adiacente il palazzo sede della Regione Siciliana, già da inizio 800 nasce a Palermo il Parco d'Orléans. Nel corso del tempo, a metà degli anni 70, in seguito a un accordo tra l'allora presidente della Regione e Salvatore Lauricella, ornitologo di fama mondiale, fu edificato uno dei parchi ornitologici più importanti d'Europa. Lo studioso trasferì infatti la sua preziosa collezione di variopinti volatili provenienti da tutto il mondo all'interno del giardino in centro città. Da qua la possibilità per residenti e visitatori di poter ammirare rare e singolari specie di volatili. Il parco, ristrutturato dall'ex presidente della regione Nello Musumeci, fu chiuso per lavori per qualche anno. Riaperto al pubblico già durante il mandato di Musumeci, oggi continua a regalare ai visitatori una singolare visita tra le rare specie di volatili, grazie alla donazione dell'intera collezione da parte della famiglia Lauricella alla regione siciliana. Tanti nel corso del tempo i progetti sviluppati all'interno del parco, tra gli altri fece notizia la riproduzione dei capovaccai. Oggi finalmente, dopo anni di polemiche, il giardino e i suoi ospiti godono di ottima salute. Le gabbie restano ovviamente un deterrente per chi aspira alla chiusura di qualsiasi parco zoologico, ma è importante sottolineare che gli animali sono in ottima salute, la pulizia degli ambienti e dei giardini colpisce i visitatori, ecco un luogo da promuovere come bene speciale per l'intera Palermo.